legge di Qui si sana, continua il festival letterario Qui si legge, è un'occasione imperdibile perché abbiamo Gigi Di Fiore, ciao Gigi. Beh, ciao. Che ci presenterà il libro che facciamo vedere, La storia del Napoli, una squadra, una città, una fede. Che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro sulla storia del Napoli di calcio? Questa è stata una richiesta della casa editrice, perché 2 anni fa loro hanno fatto una cosa simile sulla Juventus, affidata a uno storico di Torino, e mi chiesero se me la sentivo di ricostruire la storia della città, quindi la storia di Napoli, attraverso la squadra e viceversa. Quindi questo è un racconto di oltre un secolo di Napoli e della squadra e della sua città. È una cosa intrecciata, gli avvenimenti si intrecciano e offrono una serie di spunti e di personaggi che sono veramente unici, devo dire, rispetto a Torino e rispetto alla Juventus. Io specifico nell'introduzione che questo non è un almanacco del calcio, ma è qualcosa di più e di diverso, è una storia in senso ampio. Allora, concludiamo, Forza Napoli, e l'edizione, ricordiamola? La casa editrice Eutet, che è solo un marchio di saggistica della casa editrice Dea Planeta Libri, che è una casa editrice nazionale, che tra i soci c'ha Mondadori, Di Agostini e la Planeta Libri spagnola. Grazie. Roberto, mio Dio. Con Roberto ci incontriamo quasi tutte le mattine a passeggiare, ma oggi è l'onore di intervistarlo parlando dell'emozione del primo giorno che sei stato allo Stadio San Paolo e sei sceso in campo. Ah, è un'emozione indimenticabile, anche perché erano gli anni 80, dove lo Stadio San Paolo era frequentato da 70-80.000 spettatori, quindi per me avevo 18 anni, 19 stavo, insomma, se avevo già compiuto 19 anni. È stata un'emozione esagerata, perché poi, venendo da una famiglia di tifosi napoletani, mio padre è sfegatato tifoso del Napoli, Castellammare è una città che si avvicina molto al Napoli, ecco, come tifo e tutto, è stato un giorno indimenticabile, vissuto con molta emozione. Gennaro Iezzo, portierone azzurro del Napoli. Oggi c'è la gente che mi ricorda un po' e mi fa sempre piacere, perché alla fine quello che conta, al di là delle vittorie, perché ho avuto la fortuna di fare 6 anni col Napoli e vincere anche 2 campionati e andare per tre volte in Europa, vuol dire che si è fatto un buon lavoro e la gente questo lo ricorda e mi fa sempre piacere. Quello che faccio oggi, io oggi c'ho una scuola calcio, si chiama Stabia Academy a Castellammare, perché vivo qua, perché è la mia città dove sono nato e dove non riesco proprio ad allontanarmi. Scopritori di tanti talenti, logico. Diciamo che cerchiamo di trasferire la mia esperienza ai ragazzi, e per fargli capire che alla fine, sicuramente, quando si parte, si fa la scuola calcio, si fa per quella voglia di giocare a pallone, per socializzare, per stare insieme, per imparare il rispetto delle regole, tante cose che poi ti serviranno nel percorso futuro, anche quello là normale, in una vita normale.